Buonasera a tutti e benvenuti al nostro incontro. Lettera alla città, in collaborazione col Centro Culturale Massimiliano Kolbe e con l'Istituto Tirinnanzi e l'Associazione De Gasperi, ha organizzato questo incontro con alcuni ragazzi, alcuni studenti e alcuni insegnanti della scuola primaria e della scuola secondaria Luigi Giussani di Kampala. Perché questa proposta? Perché noi siamo così alla ricerca, all'ascolto di esperienze significative di educazione che evidenzino il fatto che anche in una situazione drammatica, in una situazione difficile, come per esempio è quella ugandese, ma anche in parte anche la nostra, con la questione della pandemia, è possibile educare. E noi vorremmo sentire dalla viva voce di questi ragazzi che sono i primi attori dell'educazione e dei loro insegnanti, come loro hanno vissuto la circostanza della pandemia e come hanno cercato di aiutarsi nella ricerca del senso, del significato di quello che stava succedendo. E vorremmo anche capire come sono i rapporti fra insegnanti e studenti in questa scuola. Vorremmo anche così sentire dalla viva voce dei ragazzi che esperienza loro stanno vivendo nella proposta di questa scuola. In particolare vorremmo capire perché appunto il ragazzo citato sul volantino che propone questo incontro abbia detto che lui alla mattina quando va a scuola non si limita a camminare ma corre, perché la scuola è casa sua, perché la scuola è il luogo che lui ama, in cui lui ama e si sente amato. E noi vorremmo capire che cosa c'è dietro questa esperienza bellissima di incontro con la realtà della scuola. Per cui io lascio la parola a Manolita Salandini perché ci possa appunto presentare la scuola Luigi Giussani e ci possa far ascoltare le testimonianze di questi ragazzi e di questi insegnanti, che io ringrazio in anticipo per la loro disponibilità. Buonasera a tutti gli amici collegati. Sono Manolita Salandini e vivo e lavoro in Uganda da 20 anni. In particolare lavoro per ASSI nel progetto di sostegno a distanza. Sono felice di trovarmi qui stasera con questi amici che vi racconteranno dell'esperienza che vivono come educatori e insegnanti e studenti. E per darvi un po' di contesto, qui in Uganda, un paese in via di sviluppo, con una popolazione di circa 45 milioni di abitanti, di cui il 50% sono al di sotto dei 18 anni. L'Uganda è uno dei paesi più giovani al mondo, per cui l'educazione qui è uno strumento prezioso per ridonare speranza ai giovani. Attraverso un percorso educativo appassionante, attraverso cui questi ragazzi possano sentirsi accompagnati da adulti in un rapporto che li aiuta a scoprire se stessi e il loro valore. Oggi faccio proprio un giro veloce di presentazioni. Abbiamo qui con noi Matteo Severgnini, che è l'Education Specialist
della Luigi Giussani High School e che ci aiuterà anche nella traduzione in italiano. Ciao. Poi abbiamo Betty, un insegnante della Luigi Giussani High School. Hello. Jonathan, uno studente, anche lui della Luigi Giussani High School. E Shamsha, anche lei studentessa della Luigi Giussani High School. Invece per la Primary School abbiamo Priscilla, che è un'insegnante. Poi abbiamo Patricia, studentessa. E poi abbiamo il piccolo Elvis, qui con noi. Ecco, io sono ora contenta di passare la parola a Matteo Severgnini, che vi racconterà un po' della scuola, di come è nata, e poi passeremo con le domande agli insegnanti e agli studenti. Ciao a tutti. La cosa più preziosa che abbiamo qui, perché non si fa scuola senza gli studenti, senza i professori. Però sarebbe interessante, è interessante, come mi hanno chiesto, di raccontarvi minimamente come sono nate le nostre scuole, perché è una storia molto particolare. Allora, la nostra scuola, le nostre scuole, la primaria e la secondaria, nascono dal desiderio di circa 2000 donne malate di HIV di avere un luogo in cui i propri figli potessero scoprire il proprio valore infinito. Questo è stato l'inizio ed è tuttora l'esigenza più grande che noi abbiamo, tutte quelle volte che entriamo nelle nostre scuole. Scoprire il proprio valore vuol dire innanzitutto sentirsi appartenenti a qualcuno, che io sono di qualcuno. E questo è esattamente quello che le donne avevano sperimentato nell'incontro con una infermiera di nome Rose, quando sono scappate dalla loro terra per la guerra civile e sono arrivate qui a Kampala. Queste donne, appunto, sono state infettate durante la guerra civile, sono state costrette dai ribelli a fare le cose più gravi che potessero fare e avevano perso quel gusto di vita, avevano perso quel gusto del vivere, del guardarsi ed amarsi. E hanno raggiunto Kampala, dove la popolazione non le ha accolte, dopo aver vissuto la guerra civile. Dopo essere state infettate dall'HIV e fuggite dalla loro casa, sono arrivate a Kampala e nessuno le ha accolte. Soltanto Rose, che è un'infermiera, accorgendosi del dolore che queste donne stavano vivendo, ha cominciato a vivere con loro. E sostanzialmente si è accorta che queste donne si stavano lasciando morire per il male che avevano subito. Ed era per questo che non prendevano medicinali, non si curavano. E Rose, mossa e commossa e mossa dall'umanità di queste donne e vivendo con loro, condivide con loro un unico giudizio. Il giudizio è molto semplice, una goccia nell'oceano, ma è una delle cose più belle e impressionanti che noi stiamo vivendo e che vogliamo condividere con tutti quelli che incontriamo. Rose diceva e dice tuttora: voi siete un valore infinito e nessuno può rimuoverlo. Il male che avete commesso o subito non può ridurlo, questo valore infinito. La malattia, il virus che avete, non può ridurre questo valore. E voi siete responsabili di questo valore. Queste donne hanno creduto a Rose. Hanno creduto a quello sguardo di Rose che è diventato immediatamente per loro un luogo di vita nuova. Hanno cominciato a curarsi, a prendersi cura come donne, a prendersi cura dei propri figli, delle proprie case. E noi viviamo in uno slum, le nostre scuole sono dentro uno slum, che è una baraccopoli. E queste donne hanno cominciato ad abbellire questo posto. E quando uno scopre di essere amato, di avere un valore infinito, più nessuno lo può fermare. Vi faccio un esempio
per farvi capire che tipo di esplosione di vita avviene quando uno si sente appartenere a un amore. Nel 2009 queste donne, che mi sono dimenticato di dirvi, spaccano pietre per guadagnarsi da vivere, vivono in una cava di pietre e spaccano le pietre 6 ore al giorno per guadagnare 0,70 centesimi. Queste donne nel 2009, mentre spaccano le pietre nella cava, sentono, non si sa dove, che l'Italia è stata colpita tremendamente da un terremoto, il famosissimo terremoto dell'Abruzzo, dove il centro storico dell'Aquila è stato distrutto. E queste donne, commosse, corrono da Rose e dicono: Rose, noi dobbiamo fare qualcosa per i nostri amici italiani, noi dobbiamo aiutarli, perché noi apparteniamo alla tribù degli italiani. Perché gli italiani nel tempo, attraverso Absi, avevano aiutato queste donne. E queste donne immediatamente hanno sentito gli italiani parte della loro vita. E vanno da Rose e dicono: noi vogliamo appartenere a quella tribù, perché il capo tribù è il Papa e dicono: abbiamo già sentito i mariti, non stiamo d'accordo, ci prenoti 4 pullman, Rose, e partiamo oggi, in serata partiamo, raggiungiamo l'Italia, perché gli italiani sono bravi a far tutto, ma come spacchiamo noi le pietre non le spacca nessuno, li aiutiamo noi a trovare i loro cari sotto le macerie. E la Rose, di fronte alla grandezza di cuore di queste donne, inarrestabile, scoppia a piangere, si commuove e dice: ma non possiamo raggiungere l'Italia con i pullman, c'è il mar Mediterraneo di mezzo. E queste donne dicono: non ti preoccupare, allora ci pensiamo noi. Vanno a chiedere l'elemosina in centro città, spaccano pietre per 3 mesi e raccolgono 1.000 euro che poi vengono mandati, inviati alla città dell'Aquila. Stiamo parlando di questo tipo di donne. Io vivo con questo tipo di donne, di questo tipo di mamme, che nel 2010, appunto, per il desiderio grande di conoscere se stesse e di amare i loro figli, vanno da Rose e dicono: noi desideriamo una scuola. Noi desideriamo un luogo in cui i nostri figli possano scoprire come noi il nostro valore infinito, dove possono essere amati, capiti, seguiti e accompagnati. Eppure Rose dice: ma come facciamo a costruire una scuola? Le scuole non possiamo. Le donne erano già pronte a partire a spaccar pietre per 10 anni per costruire queste scuole. Ma per fortuna Rose dice: ma io ho amici in Italia, AFSI, che ci può aiutare. Queste donne cominciano un'attività di costruzione di collane di carta riciclata e tutto il ricavato che ricevono, grazie ad AFSI che le vende in Italia e in Europa, costruiscono le nostre scuole. Con un'unica condizione: che la scuola deve essere bella e deve avere il nome Luigi Giussani. Il nome è semplice, perché Rose continuava a parlare di questo prete italiano brianzolo. E la scuola è bella perché noi stiamo mandando la cosa più preziosa che abbiamo. E le scuole sono veramente belle. Io penso alle scuole in cui sono andato io in Italia, ecco, l'ultima cosa che mi veniva in mente era che la struttura fosse bella. E se penso pure in Italia, le strutture più belle non sono quelle delle scuole, presso a poco. Le strutture più belle sono quelle delle banche. E la nostra storia inizia da qui, con queste donne e i loro figli. Perché loro dicono: una volta che noi moriremo, chi si prenderà cura dei nostri figli se non le scuole? Quindi hanno investito tutto il futuro dei loro studenti costruendo una scuola. E quindi voi potete immaginare che tipo di responsabilità noi stiamo vivendo, e nei nostri confronti e nei confronti della cosa più cara che hanno queste donne, che se si arrabbiano, tra l'altro, ti arrivano con i martelli che usano per spaccare le pietre. No, questo per scherzare, ma diciamo che loro sono i proprietari delle nostre scuole, sono soggetti promotori educativi della nostra scuola. E io per la prima volta vedo veramente un'unione tra i tre elementi: studenti, professori e genitori. Questa è soltanto una mini introduzione, spero sia stato chiaro, corso un po', ma spero sia stato chiaro. Bene,
Allora possiamo passare a fare le domande agli insegnanti. Certo. Ci ha nel frattempo raggiunto anche Freddy Comachec, che sa un po' di italiano, è uno studente anche lui della Luigi Giussani. No, un professore. Professore. Scusate, un professore della high school. Ok. Quindi io faccio la domanda in inglese e poi vi traduco la risposta, diciamo così. Ok, let us start from maybe Freddy. Possiamo iniziare con Freddy. Just a simple question. The question is how do you the proposals of education proposed in Luigi Giussani? Which kind of school is that one? Is it a school just? Ho chiesto che tipo di scuola è la Luigi Giussani, che tipo di educazione è lui che è insegnante sta ricevendo e che sta dando. Such a simple question. Un po' sarcastico perché dice è proprio una domanda semplice, semplicissima. You have 5 minutes. No, ho detto che ha 3 minuti. 5. Yeah, I think it is like an attack on the way. È come un agguato sulla via questo. But I'm so grateful that again call what I'm living. Sono molto grato a scuola perché questa è un'altra possibilità per fare memoria di quello che io sto vivendo in questa scuola. Having to work at Luigi Giussani High School is giving me every day a desire to become a student again. Io lavorando alla Luigi Giussani mi ritrovo con il desiderio reale di ritornare uno studente. Because I can say I envy my own students. Perché io invidio veramente i miei studenti. I have never passed through such an educational place where I am embraced every day. Io non ho frequentato una scuola del genere in cui ognuno si sente abbracciato tutti i giorni. And where I am free to reach my teachers. Dove io studente sono libero di raggiungere ogni mio professore. And most importantly where I am educated to really rediscover the reason why I'm doing something. E anche perché sono educato ogni giorno a riscoprire la ragione di quello che io sto vivendo. In my schools where I have studied from, to educate means to really give you gains. Dove io ho studiato, essere educato vuol dire prendere botte, essere bastonato. Which at Luigi Giussani High School it is something that is I can say of another world, because caning is not part of our vocabulary. E questo paragonandolo a Luigi Giussani direi che è proprio un altro mondo, perché non c'è nel nostro vocabolario la parola bastonato, bastonare. Looking at all this kind of proposal that is always given to me through the faces of my colleagues, through the faces of my students. E la proposta che mi raggiunge continuamente attraverso il volto dei miei colleghi insegnanti, dei miei studenti. It is a provocation to wake up every morning to really have this desire to go and see their faces again. È una provocazione per me ogni mattina di alzarmi con il desiderio di poter andare a guardare, a cercare questi volti. And this generates a belonging that I feel I'm not alone. E questo genera un'appartenenza che mi fa sentire non solo. And for this reason every day I go to bed desiring to wake up and see their faces again. È per questo che dico ogni sera vado a letto pensando che alla mattina mi ritroverò con questo desiderio di riguardare, di rivedere quei volti. And this for me it redeems all the fatigue, all the difficulties that I face during the day. E questo redime ogni problema e ogni fatica che io affronto durante la giornata. At the end of the day I don't feel any more bored, even if I feel tired but not bored. Assolutamente, alla sera quando torno a casa io mi sento stanco ma non annoiato. And this is where everything that maybe I've lost during the day starts to regain its full meaning through a silence. E stando di fronte a quella stanchezza, io riscopro tutta la bellezza della giornata mettendomi in silenzio. Begging that I again have the possibility of
seeing their faces again in the morning. Mendicando la possibilità di poter riguardare, riaffrontare quei volti la mattina dopo. This is for me briefly what I can say, but about really the life that I live at the school and all the students and the colleagues, it is something that I cannot summarize in. Questo è quello che sono riuscito a dirvi della mia esperienza a scuola, che è difficile da riassumere in questi pochi minuti in cui vi ho parlato. For me it is something I say for life. Io vi dico sinceramente che è qualcosa per la mia vita. Thank you. Grazie. Adesso chiediamo anche alla Betty e chiedo anche a lei che tipo di esperienza sta facendo a scuola, ma magari chiedo a lei l'esperienza che ha fatto durante il Covid, durante il lockdown, che mi sembra una cosa molto interessante. So Betty, just if you can tell us what have you discovered during the lockdown, the Covid period, you as a teacher, and also the, how you are living in school. Thank you. Abbiamo qualche problema tecnico? Thank you. So like the rest of the world, coronavirus came to Uganda in March 2020 and we were also... Grazie. Allora, qui la pandemia, il coronavirus è arrivato nel marzo del 2020. And all of a sudden we had to stop normal school and go home. For how long? We were at first of all told for 21 days. E così all'improvviso ci è stato chiesto di chiudere le scuole, cioè tutte le scuole dell'Uganda sono state chiuse, con l'idea, la promessa che avremmo riaperto dopo 21 giorni. So it was sudden and we couldn't tell what would happen. È stato improvviso e non potevamo veramente prevedere cosa sarebbe successo nel futuro. Of course, after one month, we realized that it was going to go on for. So the school, technically, I would say, we started getting ourselves together to face the new normal. E ci siamo accorti che era una situazione che sarebbe durata, non sappiamo per quanto, e non sapevamo quando sarebbe ritornata la normalità. Yeah. So as a school we came up with different programs. We sent our work to our students to help them follow the educational journey during the lockdown. And we e durante questo periodo noi come scuola abbiamo cercato di fare delle attività per raggiungere i nostri studenti e i nostri insegnanti. Yes. And also we went ahead to visit some of our students during the lockdown. E siamo andati anche a visitare qualcuno dei nostri studenti durante il lockdown. To find out how they were doing, how they were coping, and to see if also to get informers on what to do in helping them. Per conoscere appunto che tipo di esperienza stavano vivendo e anche per capire e intuire la modalità migliore per aiutarci e aiutarli. But I won't spend much of the time on that, that's technical, but I'll maybe share my personal experience on how I faced this period. Ma vorrei condividere con voi la mia personale esperienza su come abbiamo condiviso, come io ho condiviso quel momento. I'm a teacher. I teach English, literature and another paper called general paper. Io sono un insegnante di inglese, insegno inglese, letteratura e un altro paper, un altro esame che si chiama general paper. As you can imagine, before the lockdown, I used to spend most of the day, 8 to 9 hours of the day at school. E come potete immaginare, io essendo insegnante, prima della pandemia, io spendevo dalle 7 alle 9 ore a scuola, tutti i giorni. And so I would spend my time engrossed in with the students, giving work, my work generally. And as you imagine, it defined part of who I am and also was the routine for 5 days in a week. E come potete ben immaginare, questa mia vita condivisa con i ragazzi, facendo il lavoro con loro, eccetera, durava 5 giorni a settimana. All of a sudden I had to go home and I had to wake up every morning and I didn't know what to do with myself. E all'improvviso sono dovuta essere a casa, ritrovarmi a casa senza i miei alunni, senza i miei studenti e svegliarmi al mattino e dire ed ora? So this definition of myself as a teacher was no longer adequate for me
during the lockdown, though I still was a teacher, but... E questa definizione di me, che io ero un insegnante, in quel periodo sembrava non più essere adeguata. Anche se io rimango un insegnante, rimanevo insegnante anche durante il lockdown. So a question that really first rang through my mind is, who am I really? Who am I? E quindi la domanda che mi è sorta potentemente è stata, ma allora io chi sono? Because this introduction of I'm a teacher of English was no longer sufficient. Perché? I wasn't in class, I wasn't doing that one. Perché quando io dicevo sono un insegnante di inglese, eccetera, lì non funzionava più perché non ero più in classe, non ero più con gli studenti. And since it was a long time, how, what was I going to do with myself? Who am I generally? And what the meaning of life was a haunting question. In quel periodo, scusate, tra virgolette non l'ha detto, ma per farvi capire, noi qui il 5% della popolazione ha l'accesso a internet, quindi non c'è la possibilità di DAD. Quindi veramente gli insegnanti erano a casa a fare niente. Yes. You repeat the last sentence. This question of what is the meaning of my life and who am I became haunting questions for me during that time. È proprio per questo che questa è una domanda urgente per me. Yes, and so I, in that moment, I also discovered that as a person, my who am I, my nature as a person goes beyond my profession. E mi sono accorta in quel periodo che a questa domanda, io chi sono, la risposta a questa domanda è qualcosa che va oltre la mia professione. But being alone with my daughter and my brother in that cocoon also made me have new appreciation for the relationships I have with other people, with my colleagues and my other family. Essendo io vivendo da sola con la mia figlia e con mio fratello in questo guscio, mi sono accorto della grandissima esigenza di cui io sono fatta, cioè che io sono fatta per legami, rapporti. Yeah, there was no public transportation was cut. My parents don't live far away from me, but I could not visit them, so... I trasporti erano stati bloccati, non potevo visitare i miei genitori che non vivono così lontani da me. So I had new appreciation for the human relationships I have. E veramente ho cominciato ad apprezzare quel tipo di rapporti relazionali che avevo in casa. And how they help me to be myself. E come questi rapporti mi aiutano a essere me stessa. So, but as the lockdown went, I think we had the same feeling. So the deputy head teacher. Ma mentre il lockdown sussisteva, il nostro deputy head teacher, il nostro vice preside, started making calls, just conversation, nothing to do with work. How are you? And put us in conference so we could talk to other colleagues. And that one. Ha cominciato a chiamarci, a metterci in conference d'insieme. Mentre si parlava, eccetera, del più e del meno. Somehow made the abnormal situation a bit normal. E questo ha permesso che quella situazione che era un po' anormale potesse ritornare un po' normale. Yeah. So for me it was an experience of discovering who am I. Quindi per me è stata un'esperienza veramente per scoprire chi sono io. And also appreciating the people I live with at school, e apprezzare ancor di più le persone con cui vivo, la mia famiglia e le persone della scuola. Thank you very much. Grazie tante. Bene, adesso possiamo chiedere a un insegnante della scuola primaria, Priscilla, che tipo invece lei vive con i rapporti, cioè che tipo di rapporto lei vive con i bambini della Luigi Giussani Primary School? Kind of relationship are you living with your students here at the primary school? No, sta dicendo sono più nera di quello che sembro perché c'ho la luce dietro. Okay, thank you so much. I'm so glad to share with you my experience. Sono molto grata concerning my relationship with my learners.
Sono molto grata di condividere con voi l'esperienza che io vivo con i miei studenti. Actually, here at the I teach at the primary school and I'm a teacher of English. Io insegno alla primary school e insegno inglese. The relationship between I and my learners and I, is that has helped me to discover myself each and every day. Il rapporto che io vivo con i miei studenti è un rapporto tale per cui io scopro ogni giorno chi sono. I still recall the first time I entered class. Ricordo ancora la prima volta in cui sono entrata in classe. My first target was to know each one of them by name. Il mio primo obiettivo era di conoscere tutti loro per il loro nome. I desired to communicate to them in a better way because I wanted to know each and everyone before I begin even my lesson. Desideravo comunicare con ciascuno di loro perché volevo trasmettergli che li conoscevo a uno prima di iniziare a insegnare. And each and every day I'm not afraid to make mistakes in front of them. That is the biggest achievement that I've made during this journey. La più grande conquista che ho fatto in questo mio viaggio è di non vergognarmi e di nascondere gli errori che io posso fare. Several times I found myself making really big mistakes because I'm not a perfect teacher. Perché mi ritrovo a fare grandi errori e perché because I love them so much, I'm not afraid to show what I cannot do. Ma per il fatto che io amo così tanto loro, I non nascondo il fatto che posso non conoscere qualcosa. But to help myself grow in this, I have to be myself. Ma per rimanere in questa posizione, crescere in questa posizione, io devo poter essere me stessa. So these mistakes that I make in front of them is also a point for them to learn, because I cannot give them what I don't have. E anche questo mio fare errori può essere un aiuto, un punto di educazione per i miei studenti, perché possono capire che io posso dare solo quello che ho e non posso dare quello che non ho. A brief experience that happened today, una breve esperienza di oggi. This evening, one of the students broke something. Uno studente stasera alla chiusura della scuola ha rotto qualcosa. Then the gate man took another student who had not committed the crime. E mentre il gatekeeper, no, il goalkeeper, il controllore del cancello, adesso non so come in italiano perché non ce li abbiamo, il portinaio ha incolpato un altro ragazzo. Then it happened that one of the students whom I teach was the one who had done the mistake. E invece quello che aveva combinato il guaio era uno dei miei studenti. Then he stopped the gate man and said, "No, don't take him. I'm the one who did that by mistake and I'm going to Andrea." E questo mio studente è andato appunto dal portinaio dicendo, "Non incolpare lui perché è colpa mia. Adesso vado io dall'Andrea a dire quello che ho fatto." In fact, my heart leaped with joy when I heard that he admitted to his mistake. E il mio cuore ha avuto un sobbalzo di gioia quando ha appreso che stava ammettendo la verità. Perché? Because to me this is what education means, to make someone discover him or herself. Perché questo è l'educazione per me, cioè farti conoscere chi sei tu, scoprire chi sei. So it is this good relationship between my learners and I that has made me take another step of having even remedial lessons with them. Ed è per questo amore, per questo bellissimo rapporto che io vivo con i miei studenti, che io ho deciso di mettermi a disposizione anche per delle lezioni extra di aiuto extra. Scusate, chiudo un attimo perché c'è una chiesa che sta urlando. Ok. To spend a lot of time to design special lessons that are so interesting that may help them relate with the reality around them. E si tratta di preparare delle lezioni speciali per aiutare sempre di più i miei alunni ad affrontare la realtà che hanno davanti agli occhi. And it is this same relationship with them that has improved the teamwork between my colleagues and I, trying all possible ways to ed è esattamente them. Questo tipo di rapporto che ha anche migliorato il rapporto di team, di squadra che facciamo con i miei colleghi.
because of this, the interest is in me and I desire that they understand each and everything that I give them in class. Per questo grande interesse che io vivo su di me, io poi dopo lo rivivo, questo stesso medesimo interesse sui miei alunni, studenti. Yeah, I really have a lot of experiences that I cannot share with you. Ho tantissime esperienze da raccontarvi, ma che ora non posso condividere con voi. So many with the number of learners who have even gone to the high school. But for me, it's a point to learn each and every day at my workplace. Ma il punto che mi porto a casa è che questo è un posto in cui io imparo ogni singolo giorno. So, in conclusion, I would say. In conclusione direi. I would say education is not all about the grades. Che l'educazione non ha soltanto a che vedere con i voti. But to help my learners discover themselves. Ma che aiutare i miei studenti a scoprire loro stessi. But this cannot happen without my self-discovery. Ma questo non può accadere se io non scopro me stessa. Thank you. Grazie. Grazie mille, Priscilla. Per questa bellissima esperienza vorrei chiedere adesso a uno studente, Jonathan, che cosa invece per te questa esperienza, che tipo di esperienza tu vivi a scuola? Che tipo di esperienza tu vivi a scuola? Quindi, so, hello. Yeah. So my experience in other schools has been quite terrible. L'esperienza che ho vissuto in le altre scuole è sempre stata abbastanza terribile. In other schools we have their teachers, but you find that you come to class and their main focus is just to teach and just get out of class. L'esperienza che ho sempre fatto nelle altre scuole è stata di vedere insegnanti che entravano in classe, insegnare e se ne andavano immediatamente dopo. So you find that it doesn't really matter how their students are, but as long as they do the job, that's everything to them. Mai interessati allo studente, ma una volta fatto il loro lavoro, spariva. And you find that in other schools they don't really care about the mental health and the kind of conditions they provide to the students in order to learn. E assolutamente non c'è cura nelle altre scuole rispetto a che tipo di spazio, luogo stiamo dando ai nostri studenti. So you find that students really have very low interest in studying and sometimes they wish that they don't really study at all. E si possono creare queste situazioni in una scuola come quella che ho fatto io, che c'erano studenti che erano veramente interessati a imparare e trovavano professori che li odiavano perché li facevano lavorare. So you find that they're losing on both sides of the education and what kind of bring, like the way they're being brought up, they're also losing that kind of sense. E questo rompeva evidentemente il tipo di rapporto tra studenti e professori e che portava un non senso. But for me in Luigi I have encountered something different with the teachers. Ma quello che io ho incontrato alla Luigi con i miei insegnanti è qualcosa di totalmente diverso. I have grown to love the school and I find it beautiful and the teachers as well. Sono cresciuto in questa scuola e ho imparato ad amare la scuola e i miei insegnanti. Now this is because I have a kind of interaction with every teacher that is kind of personal, that they understand me. Questo avviene in me perché c'è questa possibilità di rapporto con gli adulti, con gli insegnanti. So I find that they have mastered the art of teaching in the sense that they provide to me a very good atmosphere to learn. E questo è anche aiutato dal fatto che tutti i professori hanno a cuore il luogo in cui noi impariamo. So you find that the teachers find a very approachable way and okay, very suitable way of approaching you in such a way that you learn to understand and they find a way of educating you. E gli insegnanti cercano e trovano qualsiasi tipo di modalità per raggiungermi e per raggiungerci. So this kind of interaction with the teachers that is personal, like on a one-to-one basis, you find that e questo tipo di interazione e rapporto che è a uno a uno. You find that this builds the interest for you to learn in class. E questo ha costruito in me l'interesse di conoscere. And you find that in most cases the teachers tend to educate us not about class issues but about life as well. E mi sono anche accorto che questi professori, oltre a insegnarci i contenuti delle discipline, ci stanno insegnando anche a come vivere. So these kinds of lessons that this extra lessons that I get from outside class with the teachers
kind of, I find that it's very applicable and it helps me in real life situations. E mi sono accorto che tutto questo tipo di lezione mi sta aiutando tantissimo a affrontare anche la vita fuori dalla scuola. So for this reason I find school very interesting in such a way that I come to learn not only my studies but also want to learn more from them about life. E mi accorgo che desidero andare a scuola non soltanto per conoscere il contenuto delle discipline, ma per conoscere sempre di più quello che loro mi possono insegnare della mia vita. So this makes my experience at school very beautiful. E questo è ciò che rende la mia esperienza a scuola così bella. And I find that in most cases I do not want to miss school for a single day because if I find that I miss school, I'll lose a lot. E questo è ciò che mi fa dire non voglio perdere nessun giorno da scuola. Perché se perdo un giorno stando a casa, perdo tantissimo. In conclusion, Luigi is a home for me because it's beautiful and it's made up of, I could say, the best teachers because they understand me and I understand them as well. So it's allora, a really beautiful potrei dire relationship. In conclusione semplicemente che la scuola è casa mia perché è un posto bello e perché ci sono questi rapporti significativi con gli insegnanti che mi aiutano a vivere. So the main aim of the teachers is not just to educate in class but to educate as a whole in life and in class as well. Quindi la cosa interessante è che i nostri insegnanti ci stanno educando a un tutto, a stare di fronte ai libri come a tutta la vita. So they appreciate the value of the students and they make them understand their value. Ed è per questo che amano gli studenti e hanno a cuore la nostra vita e quindi spiegano in questo modo. Thank you so much. Questo è tutto, grazie mille. Bene, allora passerei a chiedere magari a Shamsham una domanda più cioè che tipo di esperienza lei ha fatto come studentessa nel periodo del Covid? Ciao. Birunji Shamsa. Sono Birunji Shamsa. I'm a student at Luigi Giussani High School. Sono una studentessa della Luigi Giussani High School. And I'm in Form 5. E sono in classe quinta. Qui le superiori durano 6 anni, quindi è il suo penultimo anno di scuola. Senior 5 is a class in A level advanced. I already explained. My experience. Yeah. Before I joined Luigi Giussani High School, I had gone to do a number of schools. Prima di raggiungere la Luigi Giussani High School, io sono passata per numerose altre scuole. My former school in secondary was Kololo High School. La mia scuola secondaria era a Kololo Secondary School. That school teachers were not friendly. In quella scuola gli insegnanti non erano assolutamente amichevoli. Their target was money to get paid. Lo scopo era prendere soldi nel salario per essere pagati. But they never had the love to teach. Ma non avevano assolutamente l'amore all'educazione, all'insegnamento. They could come to class and they could be very tough, very harsh. Potevano venire in classe e trattarci in un modo molto duro, molto pesante. They created a fear among students. E creavano continuamente paura in noi. That studenti. Students feared to approach them. Tanto che gli studenti avevano paura ad avvicinarsi, ad approcciarsi ai professori. At times you found that something was very difficult and you didn't understand it, but there is no way you could understand it because you had the fear. E capitava a me spessissimo che durante le lezioni non capissi qualcosa, ma ero bloccata dalla mia paura di approcciarmi a un professore e chiedere spiegazioni. In those schools, everyone was on their own. E in questa scuola, ognuno era da solo. But then I joined Luigi Giussani High School. Ma dopo ho raggiunto la Luigi Giussani High School. I still had the fear before. I thought I could expect the what I was experiencing before. Ed ero piena di paura perché pensavo o
avevo paura di poter fare la stessa identica esperienza che avevo fatto nelle altre scuole. But this was different. Ma questo era una cosa diversa. Teachers were different. Gli insegnanti erano diversi. They acted as parents. Si atteggiavano come dei genitori. They wanted to know about each and every student in the school. Volevano conoscere di ciascuno studente della scuola. They wanted to make sure that every student performed well. Si preoccupavano che ogni studente potesse performare bene. They discriminated none. E non discriminavano nessuno. They not even about studies alone, but even personal life. Non soltanto rispetto, discriminazione rispetto ai voti che uno può prendere o non prendere, ma nemmeno rispetto alla propria, alla vita, a dove tu arrivavi. They wanted to know what was going on in every student. Desideravano veramente capire cosa stava accadendo in ciascuno dei loro studenti. This made me so happy. Questo mi rese felice. I started learning beautifully. E ho cominciato a imparare in un modo magnifico. My life was improving. E la mia vita stava migliorando. I was learning and I could ask what I couldn't understand. Stavo imparando e soprattutto potevo domandare quello che non capivo. Even what made me very happy is during the COVID-19 period. E anche ciò che mi ha reso così contento è durante il periodo del COVID. I lived with this fear that how was I going to learn? E ho vissuto quel periodo con la paura, domandandomi ma come potrò mai io imparare in un momento come questo. I was away from my teachers. Ero lontana dai miei insegnanti. I was home. Ero a casa. But then the teachers thought of us. Ma as they always do. Come sempre fanno. They thought that we had to learn. Hanno pensato, desiderato che noi volessimo imparare. So they came up with a plan. Quindi sono arrivati con un piano. They made notes for us. Hanno fatto, fotocopiato tutti gli appunti per noi. They gave us tests after. E ci hanno dato addirittura dei test da fare dopo gli appunti presi. This enabled us to keep understanding what was going on. Mentre la gente continuava a non capire quello che stava succedendo. We never went back even a little. E grazie a questo aiuto dei nostri professori che ci hanno raggiunto a casa, noi non abbiamo perso nulla. It's like we are still in school. È come se fossimo ancora a scuola. They could call us at home. Potevano chiamarci a casa. To know where we have reached with our studies. Per capire che cosa dove avessimo raggiunto rispetto agli appunti, i nostri studi a casa. They could tell us to return the test if we delayed. E anche chiamarci per dire guardate che dobbiamo correggere i vostri test e portateceli. And they corrected us where necessary. E ci hanno corretto dove era necessario. This made me to know that Luigi is the best school I have ever seen. Questo è abbastanza per farmi capire che la scuola in cui vado è la migliore scuola in assoluto. Thank you so much. Grazie mille. Ecco, e da ultimo abbiamo Patricia che preme anche lei per poter raccontare qualcosa dell'esperienza che sta vivendo. Lei frequenta la Luigi Giussani Primary School. Ecco qui. Hi. Ciao. My name is Akira Patricia. Mio nome è Akira Patricia. I would like to talk about our school. Vi vorrei parlare della nostra scuola. As usual, my former school. I want to talk about my former school, comparing it to my. Vorrei parlarvi innanzitutto della mia vecchia scuola, per poi dopo paragonarlo con questa. My former school, we used not to have, like, we didn't have gear time, games time. Nella vecchia scuola, non avevamo il DR time, che è il drop and everything and read, lascia tutto e leggi, e neanche momenti di sport. Yeah, and something like school clubs, like dancing club, young farmers. E nemmeno club, perché qui in Uganda nelle varie scuole ci sono dei club, il club di danza, il club di Young Farmers Club.
a fare agricoltura. But here in Luigi, ma qui alla Luigi, everything I mentioned is all there. Tutto quello che ho appena detto invece c'è. And what I like about the school, e quello che amo di questa scuola, is that our teachers care for us, è che i nostri insegnanti si prendono cura di noi. And they mind so much for us to understand what they already teach. E sono così interessati a farci capire veramente quello che loro insegnano. And they guide us how to be friendly to people. E ci anche aiutano a essere amici con le persone. They also help us, advise us for our future. E anche ci aiutano rispetto al nostro futuro. And yes, I would like to thank my English teacher, teacher Priscilla. E voglio veramente ringraziare la mia insegnante Priscilla. She made me to learn how to read new words, how to spell. Perché mi ha aiutato a imparare a leggere nuove parole, a fare lo spelling di quelle parole. It was all because of her hard work. Every morning whenever she enters class. Ed è per grazie al lavoro duro di questa insegnante che ogni mattina entrava in classe. She could give us spelling exercise. Che poteva darci anche esercizi, molti esercizi. And yes, last week they gave us some 10 spelling exercise. E l'estate scorsa, la settimana scorsa, questa insegnante ci ha dato 10 esercizi di spelling da fare. And I only passed 5, I failed 5. Ne ho passati solo 5 e quindi ne ho falliti altrettanti. But I'm proud of her hard work and my hard work. Today I passed it all. Ma sono orgoglioso di quel lavoro. And all thanks to her, I've learned a lot from her subject. E questo veramente grazie a lei per aver imparato molto rispetto alla sua disciplina. I think that's all I have for you guys. Questo è tutto quello che ho per voi, amici. Thank you very much. Grazie, grazie. Ecco, quindi dopo che abbiamo sentito tutto questo si capisce perché veramente AFSI abbraccia l'esperienza che queste scuole, questi insegnanti, questi studenti vivono e ne condivide il metodo educativo. E non solo lo condivide, ma cerca di sostenerlo. Come? Attraverso il progetto di sostegno a distanza, tramite cui noi qui sosteniamo tantissimi ragazzi e ragazze. E magari la regia può far vedere, esatto, il volantino, che cos'è il sostegno a distanza. Sostenere a distanza significa accompagnare un bambino nel suo percorso di crescita, permettendogli di andare a scuola, di essere curato se si ammala, di mangiare almeno un pasto completo al giorno, ma soprattutto di poter ricevere, di poter vivere un luogo di appartenenza e ricevere veramente tutta la cura che questi studenti ricevono. Ma non solo, noi aiutiamo anche le famiglie in un percorso, cercando di aiutarle a migliorare la loro situazione economica tramite varie attività. E, come vedete qui, come si fa a sostenere un bambino? Si può comunicare all'ufficio di AFSI con una mail oppure anche dal sito. E una volta diventati sostenitori, potrete partecipare alla vita del bambino, del ragazzo o della ragazza, ricevendo la sua foto, la sua storia, i suoi messaggi e almeno una volta all'anno il report dell'educatore. Il contributo del sostegno a distanza è di 312 euro all'anno, che noi diciamo sempre è meno di un caffè al giorno. So che molti insegnanti sono collegati e ci tengo a dirvi che AFSI fa anche un lavoro, porta avanti anche un lavoro con tantissime scuole. Noi collaboriamo con più di 200 scuole di ogni ordine e grado in Italia. E per le superiori attiviamo percorsi di educazione civica. E per noi l'educazione civica non si tratta soltanto di sapere cosa è giusto, cosa non è giusto fare, quali sono i diritti, ma anzi è proprio una possibilità
di coinvolgersi in un rapporto e toccare con mano il bisogno delle persone che incontriamo. Per cui è un rapporto che portiamo avanti con gli studenti della scuola e che arricchisce le scuole e noi. Facciamo un sacco di incontri, videoconferenze, coltiviamo i rapporti proprio perché capiamo che sono una grande possibilità, anche questa di crescita. Se siete interessati, per gli insegnanti interessati a questo tipo di lavoro con la loro scuola, il mio suggerimento è di contattare Elena Ricci all'indirizzo email elena.ricci@afsi.org, elena.ricci@afsi.org, proprio per iniziare un rapporto con lei e proseguire fino a noi. Vi invito a partecipare all'incontro di lancio della campagna Tende, che si terrà il 29 maggio alle ore 16 tramite i canali social di AFSI. È un incontro dove verrete a conoscenza di tutte le attività che AFSI fa, di quello che portiamo avanti attraverso i progetti. E da ultimo vi invito a partecipare alla mostra che si terrà al Meeting di Rimini quest'anno dal 20 al 25 agosto. Una mostra proprio sull'esperienza delle donne di cui Matteo Severini ha parlato prima e in cui ci sarà anche una parte dedicata alle scuole. La mostra si intitola I Am a Value, Io sono un valore, e noi saremo tutti lì alla mostra, contenti di accogliervi e di farvi vedere ancora meglio l'esperienza che stiamo vivendo. E prima di passare la parola, ci siamo qua tutti e ringraziamo. Ciao, grazie. È tutto. Passo la parola all'Italia. Grazie amici. Non ho parole per ringraziare gli amici dell'Uganda per questa bellissima testimonianza. Io sono stato molto colpito dal fatto che la scuola sia un luogo di vita per gli adulti e un luogo di vita per i ragazzi. E soltanto una scuola che è un luogo di vita, dove si impara sempre di più a scoprire chi sono, cosa voglio, perché cosa sono al mondo a fare, eccetera, può essere un luogo educativo, no? E noi come Lettera alla Città abbiamo offerto questa testimonianza perché vogliamo contribuire a costruire anche nella realtà di Varese luoghi di vita, come ci hanno testimoniato gli amici dell'Uganda. E quindi faremo altre proposte per contribuire a costruire questi luoghi di vita. Adesso vedo che è collegato il prevosto, Don Luigi Panighetti, se ci vuole dire anche lui una parola su quello che abbiamo ascoltato. Ma anch'io ringrazio per questa iniziativa e per quello che abbiamo ascoltato dall'Uganda. Richiamo solo una parola che mi sembra sia stata pronunciata tante volte, o almeno il concetto di questa parola è stato molto ricorrente, che è il concetto relazione. Mi pare che appunto questa relazione di questi alunni con i loro insegnanti e di questi insegnanti con i loro alunni è davvero l'elemento fondamentale che deve sostenere ogni opera educativa. Noi siamo anche in una fase di ripartenza dopo questa fase così complicata del Covid, che peraltro non è ancora conclusa. Penso che dobbiamo innanzitutto ripartire dai legami e dalle relazioni, non solo per educare i nostri giovani, ma per educare noi stessi a vivere una società davvero sempre più a misura di uomo. E questo penso che sia molto importante, quindi questa scuola ce l'ha ribadito di nuovo e noi davvero vogliamo fare tesoro di questo grande patrimonio, direi spirituale e umano,
che condividiamo. Grazie mille davvero di cuore a tutti e buona serata. Voglio solo dire che chi non avesse potuto seguire l'incontro lo potrà seguire in differita collegandosi sempre a YouTube del Centro Culturale Massimiliano Kolbe e lì sarà possibile anche visualizzare quel volantino che abbiamo visto velocemente e che appunto propone, dice come è possibile portare avanti il sostegno a distanza. Grazie e speriamo di imparare, di aver imparato dalla vostra esperienza e dalla vostra testimonianza. Grazie, ciao, grazie mille. Buongiorno.